Innanzitutto, per quel che riguarda la celerità delle decisioni all'Unione Europea, nuovamente, insomma, mettiamo le cose nel giusto contesto. Per noi ci vuole meno tempo di quanto ci voglia al Belgio per creare un governo. Immaginate per un minuto che ci volesse lo stesso tempo per creare la Commissione Europea che ci vuole per creare il governo belga. Che titoli si leggerebbero sulla stampa di tutta Europa? L'Unione non è in grado di decidere. Quindi, in fondo, se ci raffrontiamo al Belgio, non siamo messi malaccio. Oppure la Commissione Europea ha bisogno di meno tempo degli USA per concordare il bilancio annuale. Ricordate il fiscal cliff. Anche se gli USA, benché siano uno Stato federato, sono un unico paese. L'anno scorso è stato difficilissimo arrivare ad un accordo sul bilancio. Perché? Perché lo dico? Perché voglio che le cose vadano messe nel giusto contesto e bisogna farlo per essere obiettivi. Oggi decidere è molto difficile. Le decisioni politiche sono oggi più difficili di quanto siano mai state in passato, perché ci sono stati molti sviluppi, la globalizzazione, la pressione dell'opinione pubblica, i tempi della comunicazione. Posso dirvi quindi che noi qui in Europa abbiamo determinati problemi, sono stato il primo a riconoscerli, però sia chiaro, non è un problema esclusivamente dell'Unione, è un problema molto più generale. Rispetto al raffronto che lei ha fatto con il processo decisionale russo, vorrei dire una cosa molto chiara. Noi non lo vogliamo il sistema russo di presa di decisioni in Europa, non lo vogliamo. Proprio oggi leggevo una dichiarazione del presidente Putin. Il fatto che sia un'unica persona prende tutte le decisioni, come lei diceva, non è che renda il sistema più coerente.